Salve a tutti gli amici di In Cronaca, io sono Raffaella Quieti da Londra e oggi il nostro ospite è Lorenzo Costantino. Salve, ben ritrovata Raffaella, un piacere, la ringrazio per questo invito a questa chiacchierata informale per scambiare esperienze. Lorenzo Costantino, originario di Chieti, è attualmente partner di EDP. European Consultants, ma una storia personale e professionale molto interessante, molto globale. Dottor Costantino, ci parli un pochettino di come è arrivato e giunto a questo lavoro e da dove è iniziato? Ho iniziato, come ha detto lei, come accennava lei, sono originario di Chieti. Sono nato e cresciuto in Abruzzo, i miei anni formativi sono passati, trascorsi a Chieti e poi dopo la laurea in giurisprudenza, alla fine degli anni 90 ho lasciato l'Italia e sono, insomma, da allora ho sempre seguito un percorso molto internazionale, quindi ho vissuto per più di 7 anni negli Stati Uniti, dove ho studiato e poi ho cominciato il percorso di sviluppo professionale che mi ha portato poi a questa carriera internazionale. Ho vissuto per 6 anni anche in Asia centrale, in Kyrgyzstan, poi in Russia, a Mosca, per 4 anni e poi per 3 anni in Armenia. Ora sono rientrato in Europa, mi divido fra Parigi e Bruxelles, per motivi personali e familiari, soprattutto ovviamente in Abruzzo, che quindi è stato, insomma, sono rientrato, mi sono riavvicinato gravitando in Abruzzo, diciamo così. Quindi un percorso che è cominciato già tanti anni fa, fine degli anni 90, e poi che mi ha visto cambiare anche continenti, paesi, contesti professionali molto, molto stimolanti, diciamo così. Che ruolo aveva, che tipo di lavoro faceva che le ha permesso questo Quando lavoro? sono andato negli Stati Uniti, sono andato per completare i miei studi, quindi ho conseguito un master in relazioni internazionali ed economia internazionale. E questo mi ha permesso di trovare vari sbocchi professionali negli Stati Uniti. Quindi parliamo di, insomma, quasi 22-23 anni fa, quindi contesti sociali ed economici molto diversi, così come nei dinamici del mercato del lavoro. Negli Stati Uniti ho prima lavorato presso un centro studi sociali ed economici a Washington, poi nel settore privato, nella consulenza strategica a Boston, per poi approdare così alla Banca Mondiale, un'organizzazione internazionale basata a Washington, e in cui mi occupavo di innovazione e tecnologie a servizio dello sviluppo e della cooperazione, quindi di come integrare le nuove tecnologie. Parliamo dei primi anni 2000, quindi si parlava, erano prima ancora dei social media o del cloud computing, quindi si voleva proprio integrare le tecnologie ai modelli e ai processi di sviluppo e cooperazione, quindi mi occupavo fondamentalmente di questo, di quello o di nuovi concetti che emergevano all'epoca, come quello dell'economia della conoscenza, la knowledge economy. E questo è un percorso che poi mi ha permesso di concentrarmi su temi che emergevano appunto allora di innovazione e competitività per il settore privato. Quindi questo era il mio ruolo, mi occupavo quindi del sviluppo e gestione di grandi progetti di sviluppo, di cooperazione e assistenza tecnica per i paesi clienti della Banca Mondiale e seppur di stanza a Washington, basato a Washington, avevo poi l'opportunità di viaggiare in molti paesi di sviluppo in via di transizione, proprio per sviluppare o seguire questi progetti. In quali paesi dell'Asia centrale ha lavorato con la World Bank? Ah, ho lavorato fondamentalmente su tutti i cosiddetti stats, quindi ero di base, ero a Bishkek, nel Kyrgyzstan. E poi ho seguito progetti nelle repubbliche centroasiatiche vicine, quindi nel Kazakhstan, che in questi giorni è un po' alla ribalta delle news internazionali. Ho lavorato molto anche in Uzbekistan e in Tagikistan, quindi questi erano i 4 paesi che seguivo e su cui, insomma,
in cui passavo molto del mio tempo, quindi avevo occasione di viaggiare in questi paesi che all'epoca erano molto esotici, quindi di lavorare a diretto contatto con le controparti locali delle agenzie, dei ministeri locali, dei governi locali, e sono state delle esperienze professionalmente molto gratificanti e anche da un punto di vista personale delle esperienze molto interessanti che mi hanno permesso, infatti questa esperienza mi ha permesso di incontrare culture nuove, anche di nuove mentalità, ma anche di fare esperienze molto stimolanti. Per esempio, di vedere, di vivere in prima persona dei cambiamenti storici per questi paesi. Quindi, per esempio, quando ero in Kirghizistan ho avuto modo di essere testimone di quella che si chiamò all'epoca la Tulip Revolution, quindi una rivoluzione dei tulipani, il cambiamento di un regime, di un presidente con una rivolta popolare semipacifica. Ho visto quindi questo primo tipo di rivoluzione, altri tipi di cambiamenti, insomma, in totale in questo mio percorso, diciamo, ho visto tre rivoluzioni, una guerra civile, sono stato evacuato un paio di volte dalle Nazioni Unite. Sono state delle esperienze, anche da un punto di vista personale, molto interessanti. Certo, ora ripensarci, forse sto invecchiando, ma all'epoca, quando ero più giovane, anche quasi eccitanti come esperienze. A livello lavorativo e professionale c'erano molte spinte. Da un lato la sfida di dover confrontarsi anche con sistemi governativi, diciamo, non tipici, non quelli classici a cui siamo abituati noi nell'Occidente, quindi con sistemi amministrativi burocratici relativamente sviluppati o comunque prevedibili. Quindi c'era questa sfida di confrontarsi con agenzie, ministeri, ma anche persone non allineate, diciamo così, o comunque non brillantemente preparate. Dall'altro lato c'era la soddisfazione comunque di trovare un impatto anche quasi immediato di tutte le nostre attività e i nostri progetti, perché i processi di sviluppo erano così tangibili che già nel giro di pochi anni si potevano vedere dei cambiamenti anche notevoli, e quindi c'era da un lato molto sforzo per far fronte a questa sfida, dall'altro questa grande soddisfazione. Quindi molto lavoro per belle soddisfazioni e poi ovviamente la possibilità di viaggiare anche in posti e di vedere posti meravigliosi, combinandolo con ovviamente le responsabilità professionali. Poi ovviamente vedere in prima persona e anche partecipare, seppur da spettatore, a questi cambiamenti storici e epocali per dei paesi è molto interessante, soprattutto per chi come me è appassionato di geopolitica, quindi vedere questa regione che poi in quel periodo assumeva sempre maggiore importanza a causa del conflitto in Afghanistan o comunque di tutte le dinamiche che si svolgevano in questo contesto anche di geopolitica, di sviluppo sociale, economico. Quindi molto interessante da un punto di vista professionale e comunque anche vedere che questa esperienza è stata molto arricchente per anche comprendere i processi e le dinamiche di internazionalizzazione e di collaborazione fra diversi attori economici e in diversi contesti produttivi. Quindi diciamo che è stata comunque anche una bella esperienza. Insomma, ora mi permette anche di considerarmi un esperto di Asia centrale, ma anche di Caucaso e di Russia. Insomma, sono esperienze molto arricchenti, In quale lingua ha anche dovuto imparare per poter fare questo lavoro? a livello. Innanzitutto l'inglese, ovviamente, perché la lingua di lavoro delle organizzazioni internazionali è l'inglese, quindi poi ovviamente dipende dagli Stati Uniti. E quando sono atterrato, approdato in Asia centrale, feci lo sforzo di imparare il russo, quindi addirittura prendendo lezioni, eccetera. Un po' la pigrizia di non rimettersi in gioco, un po' insomma, gli impegni di lavoro mi hanno fatto quasi da subito abbandonare le lezioni con la professoressa, l'insegnante, eccetera. Però un po' la passione, un po' insomma, furia di andare a incontri ufficiali, sempre con l'interprete, eccetera, quindi essere anche sottoposto involontariamente a un lavaggio del cervello, mi ha permesso comunque di acquisire, per esempio, buone doti comunicative in russo, quindi l'ho
lo chiamo il russo di sopravvivenza, nel senso che potrei intrattenere un minimo di conversazione, comunque, che è una lingua difficilissima, ma altrettanto arricchente, direi. Quando è stato evacuato un paio di volte, c'è stato mai un pericolo vero di vita oppure ci sono state operazioni abbastanza di routine? Devo dire che il pericolo magari era più quello percepito che quello reale. Poi, non essendomi mai trovato in situazioni del genere, era tutta una novità, per cui era più che altro la paura dell'incertezza e dell'imprevedibilità, per cui quello era forse un fattore di rischio e di tensione, diciamo così. Non mi sono mai sentito in pericolo di vita o insomma, di non potercela fare. L'esperienza più bella è stata proprio quella di cercare anche di aiutare i colleghi e amici del luogo, quindi ecco, un senso molto di appartenenza al gruppo e di appartenenza a questo spirito di fratellanza, proprio, di aiutarsi l'uno con l'altro. E sono state esperienze abbastanza, sì, sicuramente interessanti, ma comunque ecco, il pensiero va al fatto che poi sono eventi che hanno comunque prodotto degli impatti negativi per amici o colleghi con cui ad ogni modo avevo stretto dei bei rapporti interpersonali, quindi dei rapporti anche di amicizia. Quindi pensare che molte di queste persone siano state poi veramente impattate da questi eventi a livello personale, umano, comunque ha lasciato un segno, una sensibilità per posti che oramai considero come delle seconde case. E quali sono le grandi lezioni che ha tratto professionali e personali? Personalmente, sicuramente il fatto che bisogna essere preparati, bisogna anche essere sempre pronti a continuare a imparare. E questo soprattutto negli ambiti professionali di un certo rilievo. Il concetto di crescita costante, quindi del sentirsi dal punto di vista accademico, di preparazione, non sempre necessariamente arrivante, nel senso che c'è sempre molto da imparare, soprattutto quando si lavora in contesti multiculturali o in organizzazioni in cui comunque c'è lo scambio fra diverse culture, attitudini e mentalità. Questo sicuramente richiede una certa flessibilità mentale, proprio professionale, di riuscire ad adeguarsi a meccanismi di lavoro diversi, ma anche a mentalità diverse. E quindi mantenere il focus sull'obiettivo e capire che bisogna avere una flessibilità sia di apprendimento che nel dare e quindi nel contribuire professionalmente. Da un punto di vista personale direi proprio quella che oggi si chiama la resilienza, ma anche la flessibilità, cioè la capacità di adattarsi a contesti diversi. Avendo lavorato negli Stati Uniti anche in ambito corporate, quindi nel settore privato e nel settore pubblico internazionale. Comunque sono state delle esperienze molto formative perché ci sono stili diversi, ma dal punto di vista personale mi sento di dire che anche in questo caso si deve abbracciare la vita, abbracciare l'esperienza, perché solo così si riesce veramente a trarne gli aspetti più formativi, più positivi. E poi un altro elemento è che c'è da imparare e crescere anche personalmente da ogni esperienza, quindi anche quelle che possono sembrare meno formative o interessanti nel momento in cui si vivono, però possono comunque dare uno spunto e un punto di miglioramento del futuro, sicuramente. Ci può fare degli esempi pratici di situazioni che ha dovuto vivere, di mentalità completamente diverse? Di lavoro sia in Asia centrale, magari anche negli Stati Uniti, situazioni alle quali si è dovuto adattare rapidamente? Beh, sicuramente, allora, il primo shock forse per me c'è stato in ambito accademico, quando sono andato a studiare negli Stati Uniti, quindi magari venendo con una estrazione scolastica, accademica molto tradizionale. In Italia io ho fatto il liceo classico e poi ho studiato giurisprudenza a Bologna, quindi diciamo che non sono percorsi, se vogliamo, ben strutturati, molto
Molto formativi, sì, ma anche molto tradizionalisti, se vogliamo così. Poi parliamo degli anni 90, l'importante 90. Quindi, il primo shock culturale forse c'è stato, di adattamento c'è stato proprio affrontando un percorso accademico di stile anglosassone, quindi molto aperto il rapporto fra docente e studente, dove c'è veramente lo scambio. Molto pratico anche l'approccio, basato molto sugli esercizi, sulla pratica, poca teoria. Sì, molto pratico e molto, mi verrebbe da dire, quasi alla velocità della luce, quindi seguire un po' le dinamiche del mercato, quindi fare sempre riferimento a esempi, spunti che emergono proprio dal mercato in quel momento, dal mercato del lavoro, dalle situazioni professionali che si potrebbero verificare in futuro in quel determinato ambito. E un altro shock c'è stato entrando nel settore privato, sempre negli Stati Uniti, dove ovviamente, ripeto, venendo dall'Italia, dove ci sta del lei, poi si chiudono le conversazioni con sicuro di un suo cortese e tempestivo riscontro alle porte e cordiali saluti, mentre in contesti professionali del settore privato americano non si ha tempo per questo tipo di convenevoli. E che tipo di adattamento culturale ha dovuto affrontare nei paesi dell'Asia centrale? L'adattamento è stato il mio battesimo del fuoco, sono stati gli inviti alle cerimonie da colleghi e amici che avevano sviluppato lì in Asia centrale. Parliamo sempre di anni addietro, quindi il Kirghizistan era ancora sconosciuto a molti, o comunque anche oggi penso che non sia uno dei paesi più conosciuti al mondo. E per me arrivare fu un po' una sfida, perché innanzitutto ero italiano e in tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica l'Italia è amata, stramata, e c'è il mito dell'italiano che è sempre allegro, è sempre contento, eccetera. Con questo mito vengono pure le aspettative, quindi tutti si aspettano che sappiamo cantare benissimo, che non è il mio caso. Tutti si aspettano che amiamo il calcio, non è il mio caso, quindi ho avuto un po' di difficoltà a superare questi preconcetti positivi, quindi sono dei bias molto positivi, però diciamo che da un punto di vista sociale sono stato sempre accolto a braccia aperte. Poi ho dovuto torturare i miei commensali, perché mi imposero di cantare, volare, insomma, i classici italiani che erano famosissimi durante l'Unione Sovietica, ma che sono amati ancora. E quindi, insomma, c'è questo che fu un po' più difficile per loro. Poi queste tradizioni che oramai ho fatto mia, queste tradizioni di fare sempre i brindisi. C'è la tradizione i brindisi, quindi per cui si brinda sempre, ogni commensale è invitato a fare un brindisi, quindi si passano 2 o 3 minuti e si fa sempre riferimento a aneddoti o a caratteristiche della personalità della persona che viene festeggiata. Questo però si trasforma in brindisi perenni che durano un'eternità e partono bottiglie di vodka e di cognac con una facilità impressionante. Quindi questo è stato un po' la necessità di adattarsi. Da un punto di vista professionale è stato molto difficile per me venire da un ambito professionale negli Stati Uniti, in cui era tutto molto aperto, molto diretto, a una mentalità asiatica, comunque, dove c'è il concetto di forse non contraddire in maniera molto diretta il tuo interlocutore, quindi tutto molto ovattato, tutto molto più formale e anche meno chiaro. Quindi diciamo che all'inizio c'è stato un po' di prendere le misure per, diciamo così, eliminare queste piccole barriere, no? Lost in translation, cioè questo ritmo che ormai è diventato un'espressione in cui qualcuno dice qualcosa ma il significato è completamente un altro. Quindi c'è stato un po' un prendere le misure, diciamo così, quindi queste differenze sociali, culturali, queste barriere culturali. Una volta trovata la chiave di volta, poi si diventa amici e colleghi collaudati, quindi è stato facile. E una volta tornato in Europa,
C'è un nuovo adattamento culturale oppure si è trovato immediatamente a casa sua? Devo dire che l'essere stato fuori per così tanto tempo mi ha reso molto più europeo. Io ho sempre creduto molto nel processo di integrazione europea. E stando fuori, però, già prendere un aeroplano, atterrare, so, in Germania per rientrare a casa o facendo scalo in qualsiasi altro paese. Ho sempre trovato molto interessante la sensazione di sentirmi a casa già in Germania, che insomma per un italiano può essere la cosa più naturale del mondo. Quindi forse vivere in altri continenti, in Asia, negli Stati Uniti o anche in Eurasia, in Russia, comunque ha contribuito forse a farmi sentire più europeo da questo punto di vista. Poi devo ammettere pure che ci sono tantissime differenze culturali dal punto di vista di business, perlomeno, e di modi di lavorare, anche di modi di comunicare nell'ambito del lavoro fra diverse mentalità e paesi europei, quindi interfacciarsi con dei partner polacchi o interagire con dei clienti tedeschi. E questo trovo che sia molto arricchente, quindi mentre negli Stati Uniti è bello perché è abbastanza eterogeneo, però è anche vero che ovunque vai negli Stati Uniti c'è sempre la stessa mentalità, più o meno. Ovviamente ci sono delle differenze anche lì fra costa est e costa ovest, i paesi, gli stati del sud e gli stati del nord, eccetera. Però non c'è più omogeneità culturale, diciamo, dal punto di vista business, però. In Europa invece c'è maggior diversità, non differenza, diversità, che è sicuramente un elemento arricchente. Richiede un po' anche in questo caso, di adattamento, però se si riesce a mantenere una mentalità aperta, penso che sia un elemento molto, molto arricchente. Cosa fa lei adesso in Europa? Ci parli del suo lavoro attuale? Sì, adesso sono partner di questa società, EDP, European Consultants. È una società abruzzese cresciuta in Europa, come piace definirla, perché è una società che ha già tanti anni di esperienza, quasi 30 anni di esperienza in finanziamenti dell'Unione Europea. E noi ci occupiamo di assistere clienti che possono essere del settore privato, università o anche centri di ricerca e l'associazionismo, nel identificare e intercettare i finanziamenti dell'Unione Europea che vengono erogati tramite i programmi a gestione diretta, quindi programmi gestiti direttamente dalla Commissione Europea a Bruxelles e che finanziano attività di ricerca, sviluppo e innovazione in vari ambiti, inclusa l'innovazione sociale e l'istruzione. Quindi mi occupo di questo magico mondo dei finanziamenti europei, è un settore in cui noi eroghiamo servizi di consulenza, ma anche di formazione su come scrivere proposte e gestire progetti internazionali. Io in questa azienda mi occupo prevalentemente di seguire i settori di ricerca e innovazione tecnologica e scientifica, di tutto ciò che riguarda il settore di competitività delle piccole e medie imprese e in generale di finance, quindi di finanza, che è uno dei settori che mi interessa un po' per esperienza pregressa, ma anche un po' per interessi personali. Questo ci permette quindi di seguire molto bene le dinamiche di collaborazione fra diversi paesi, diverse organizzazioni in Europa, ma non solo. Per esempio, abbiamo un progetto proprio su finance, con una collaborazione che prevede la partecipazione di università in Cina e in Vietnam, quindi comunque molto un raggio molto ampio d'azione. E quindi seguo lo sviluppo di proposte in questi ambiti e seguo poi l'esecuzione e la gestione di questi progetti collaborativi di spirito internazionale. Oltre a questo, sono anche molto attivo a livello europeo, partecipo alle consultazioni per lo sviluppo delle politiche anche dei programmi europei. Sono infatti a volte chiamato dalla Commissione europea come esperto esterno nuovamente nei segmenti o nei settori di finanza, accesso al credito per le attività di ricerca e sviluppo, start-up, competitività e innovazione, che sono poi i temi che più mi interessano.
Un abruzzese che ha vissuto e lavorato per la maggior parte del suo tempo all'estero, che cosa deve fare l'Abruzzo per iniziare a partecipare al contesto internazionale? L'Abruzzo, qui sono un po', gioco un po' di parte, ha preso un po' il mio, Raffaella ha preso un po' il mio punto debole, perché io sono molto, mi sento molto molto abruzzese. Anche quando vivevo negli Stati Uniti, la prima cosa che vedevano tutti quelli che entravano a casa mia era un bellissimo poster della Maiella, che fa molto emigrante. Del secolo scorso, ma insomma, comunque è un modo per dire che l'Abruzzo è veramente una bellissima terra, ha tantissimi punti di vantaggio, il capitale umano, il capitale storico, artistico, culturale, naturalistico. E io ogni volta che, ora che sono in Abruzzo molto più spesso, che sono qui vedo il grandissimo potenziale che c'è, vedo anche che ci sono anche degli spunti di riflessione. Molto probabilmente l'aspetto forse fondamentale da superare è quello di superare il concetto di competizione fra i diversi attori che operano in Abruzzo, non solo in ambito economico, ma anche sociale. E quindi vincere un po' questa barriera della competizione e cominciare a parlare un po' più di cooperazione, di collaborazione, quindi capire che fare qualcosa insieme per crescere fa bene a tutti, e non solo e non bisogna solo competere col vicino o o con l'azienda che sta nell'altra provincia o questa rivalità fra comuni e campanilismo a livello di codice di avviamento postale, quindi magari collaborare un po' di più invece di, ecco, rimanere ancorati a queste dinamiche un po' più territoriali del piccolo. Al tempo stesso ci sono tantissime cose che magari dal di dentro non si vedono, tantissime cose positive, no? E solo andando fuori e tornando si possono intravedere, vedere e anche saper valorizzare certi aspetti positivi che il territorio offre. Quindi le aziende devono passare da una situazione di competizione a una di collaborazione, per poter competere a livello globale. Sì, promuovere appunto questo rapporto per creare dei modelli di collaborazione anche fra aziende che magari operano in settori diversi. Non necessariamente avere questo approccio un po' di silos, per cui io faccio solo questo, però. E le persone, in particolare i giovani, che cosa devono fare? Cosa consiglia di fare per seguire dei percorsi simili ai suoi o per valutare delle carriere internazionali? Beh, per i giovani su questo, insomma, ho delle opinioni molto forti, non vorrei sembrare quello che vuole spingere, però la prima cosa da fare è aprire gli orizzonti. Per aprire gli orizzonti oggi, purtroppo per fortuna, purtroppo perché non possiamo viaggiare, ma per fortuna perché abbiamo le tecnologie, ci si possono aprire gli orizzonti studiando, incontrando persone, e anche lavorando in remoto. Per cui il primo suggerimento sarebbe sicuramente quello delle lingue. Trovo preoccupante il fatto che la conoscenza linguistica continui ad essere uno scoglio per l'occupazione dei giovani in Abruzzo. Aprire gli orizzonti, quindi utilizzare ogni opportunità che si ha per fisicamente andare all'estero, andare fuori. Non necessariamente negli Stati Uniti, poi voglio dire non necessariamente per 20 anni. E per quanto riguarda le carriere internazionali, mi sento di dire anche un'altra cosa ai giovani abruzzesi, che per avere una carriera internazionale oggi non è necessario più andare all'estero, ovvero ci sono delle realtà produttive in Abruzzo che ti permettono di avere una carriera internazionale, se per internazionale si intende interfacciarsi quotidianamente con altri paesi, con partner, clienti di altri paesi, viaggiare per lavoro, ospitare partner che vengono da di fuori. Non è necessario emigrare per avere un lavoro internazionale.
La cosa bella dell'Abruzzo che mi meraviglia sempre è che hai un contesto internazionale anche da noi, magari meno visibile perché magari non ci facciamo caso, ma ci sono aziende che operano a livello globale, ci sono anche la stessa IDP, l'azienda con cui collaboro io, noi praticamente non abbiamo clienti in Abruzzo, per cui abbiamo un network di partner e clienti di 30 paesi, per cui io ho una carriera internazionale stando semplicemente basato a Pescara. Quindi non bisogna nemmeno avere paura di affrontare una carriera internazionale. Poi un suggerimento è che non ce l'ha ordinato il medico, però fa bene andare fuori, aprirsi, vedere quali sono le esperienze che si fanno in altri paesi. Su questo devo dire che la generazione dei giovani, insomma i giovani, ora hanno tante opportunità. Per chi va all'università ci sono i programmi di scambio degli studenti, per chi vuole affrontare un'esperienza all'estero, diciamo che anche dal punto di vista logistico non ci sono più le stesse difficoltà che si potevano affrontare anni addietro. Dottor Costantino, grazie per il tempo che ci ha dedicato e ci risentiremo quando andrà a lavorare nel prossimo continente. Saluto e ringrazio per questa chiacchierata informale e lo scambio di queste esperienze. Grazie. A presto.